Quanto tempo fa è arrivata per te la diagnosi di sclerosi multipla e qual è stata la tua prima reazione? La diagnosi è arrivata ormai 5 anni fa, avevo 20 anni e non sapevo nemmeno cosa fosse la sclerosi multipla, quindi sicuramente tanta, tanta paura. Questa tua voglia di affrontare positivamente la malattia ti ha fatto incontrare AISM. Da quel momento sei diventata una volontaria molto attiva. Quali sono state le tappe di questo percorso? AISM l'ho incontrata veramente per caso, perché come non conoscevo la patologia, non conoscevo nemmeno l'associazione, e ho trovato su internet il blog Giovani Oltre la SM e ho deciso di andare a leggere un po' di testimonianze, perché credo che leggere un po' anche le emozioni e le situazioni dei miei coetanei potesse aiutarmi. Così è stato e ho deciso anche di lasciare la mia testimonianza. I problemi che io oggi ho nel quotidiano riguardano proprio quella sfera di sintomi che in questa settimana sono particolarmente in focus, che sono i sintomi invisibili, perché spesso non è, dif è molto difficile spiegare cos'è il senso di fatica che prova una persona con sclerosi multipla o una neurite ottica o una diplopia, perché a parole può anche sembrare banale, però poi viverla sul proprio corpo vi assicuro che è tutt'altra cosa. Sintomi e difficoltà che comunque non ti impediscono di progettare. Che cosa vedi nel tuo futuro più immediato? Nel mio futuro vedo una vita normale e che sembra quasi banale. Invece a volte la normalità è quella cosa che diamo per scontata e che impariamo poi ad apprezzare con il tempo. Una vita in cui la SM non mi limita, anzi al momento rappresenta quasi un valore aggiunto perché mi ha permesso di mettermi in gioco, e di conoscermi più di quanto avessi potuto pensare 5 anni fa. Quindi vedo una vita sicuramente, con meno progetti a lungo termine. Per cui ho imparato anche a progettare un po' meno e ad essere meno schematica, ma sicuramente con tante soddisfazioni come quelle che sono riuscita ad ottenere in questi 5 anni. Un messaggio per aiutare chi riceve una diagnosi di sclerosi multipla. Forse alla me di 5 anni fa direi: tu non sei la tua patologia, tu non sei la sclerosi multipla. Questo che vuol dire che sicuramente ricevere una diagnosi non è facile. Dobbiamo imparare a farci i conti, dobbiamo conoscerla e dobbiamo imparare a riscoprirci, però non dobbiamo mai permettere alla patologia di definire chi siamo, perché siamo delle persone, infatti siamo delle persone prima di essere pazienti e non è la nostra patologia che ci definisce, ma sono le nostre emozioni, i nostri sogni, i nostri obiettivi, la nostra personalità, e con pregi e con difetti, a prescindere da tutto l'aspetto legato alla patologia. E se abbiamo un obiettivo, non dobbiamo permettere alla sclerosi multipla di essere né un limite né una scusa per non raggiungerlo.